Perché questa carne costa così tanto? Volevo una risposta. No, Ma io che cazzo ne so, scusa. ma perché? No, vabbè. In realtà, quando lei risponde al giornalista, non sta parlando della sua di carne. E quella era la carne di Kobe, la carne di Kobe giapponese, perché mi dice, io dovevo, il titolo della trasmissione era il macellaio sovranista. Io poi non sovranista so, a dire la verità. Tutta la trasmissione era tutto il giorno e sera qui. Siamo molto amici col giornalista, potevo da mangiare, se lo sai, ero stanco, domenica pomeriggio, se lo stai da maiali. Mi chiese in pratica, cioè io dovevo dire la carne italiana è buona e costa tanto, mentre quella estera costa poco e fa schifo. Ho detto, guarda, non è così, perché c'è carne estera che costa un sacco di soldi. Questa, come mai costa così tanto? Che cazzo ne so io, scusa. Cioè, un pochino lo so, però ma ero proprio veramente un pochino, cioè, ero un po', insomma, capito? Ero un po' stanco a quel punto lì, ho tagliato corto. In pratica ho dimostrato come si fa a passare istantaneamente dal torto alla ragione. Quindi lei è un po' orgoglioso di questa risposta. No, non sono orgoglioso, veramente era uno slang fra amici, capito? Però mi sono accorto che può servire a tanti. Per esempio, ho avuto un ragazzotto, io ho detto alla maestra che mi ha chiesto perché non avevo studiato, ma io che cazzo ne so, questa si è messa a ridere perché ti ha visto su YouTube e ti volevo ringraziare. E quindi io ho salvato il sedere a questo ragazzotto. No, immagino questo di 16 anni, era stava fuori, non aveva voglia di fare niente. Poi c'era un altro di Lucca che vende telefoni, dice ciao. Mi hanno chiesto la differenza tra il Samsung S10 e il Huawei QP, eccetera, eccetera. Io ho detto, ma che cazzo ne so, sono messi a ridere, il risultato l'ho venduti tutti e due, ti volevo ringraziare anche. Un'altra, e questa mi ha fatto molto piacere, dice, era 4 anni che non ridevo per causa della depressione, ti volevo ringraziare perché sei meglio di 10.000 medicine. Poi c'è i lati negativi, uno mi ha detto, l'ho detto alla mia mamma. Risultato 7 cazzotti nel capo e pallone bucato. Un altro mi ha detto, l'ho detto alla polizia perché non avevo la patente. Risultato 3 ore in caserma, però lo rifarei. Cioè, io ci ho scritto don't try this at home, cioè non lo ridite questa cosa.